Amici sportivi, appassionati di calcio a 5, buonasera e benvenuti al Palacucinella di Nettuno. È tutto pronto per l'avvio di questa partita, il quarto turno del campionato di Serie D Girone Pontino, quarta giornata di ritorno, primo possesso del pallone è in favore della squadra ospite. Dall'altra parte il Macer Cistera, attenzione, seguiamo intanto questa azione con questo passaggio sulla sinistra, il palo clamoroso, non è finita e poi la conclusione da parte di Pace che non trova lo specchio della porta. Poi altro cambio di lato, il pallone che viene messo dentro da parte di Pace, che è stato intercettato, poi lotta Pace, scarta il portiere e calcio di rigore netto. Vediamo se effettivamente sarà lui a effettuare la conclusione. Sì, parte lui con il sinistro, palo clamoroso, è il secondo della partita da parte dell'L Nettuno. Poi allarga il gioco Corradini, altra apertura in avanti, non corretta di Criscuolo e poi la grande parata da parte del portiere del Macer sul tiro di Pace. È pronto dunque a effettuare la battuta in porta Novara, prende una discreta rincorsa. Poi il tocco verso Monteforte che caccia in porta, attenzione, non è finita, doppia parata da parte di Micozzi che salva la propria squadra con questo pallone che è stato sbagliato da Marini. Centralmente prova ad affondare adesso il L Nettuno, ancora Monteforte, caccia in porta, tiro che è stato respinto dal solito Micozzi, poi messo dentro e poi ancora Micozzi, miracoloso, continua a spingere anche se manca un po' di efficacia, un po' di pericolosità sotto porta, manca il bomber, attenzione, che errore qui da parte del difensore con la maglia numero 5, Galuppi, ha regalato una enorme chance, che cerca l'anticipo ma non lo trova Novara, ancora Novara che riceve, a sinistra Novara calcia in porta e c'è il solito Micozzi, sempre lui che salva nuovamente la propria squadra e poi dall'altra parte non c'è fallo. Può ripartire allora il L Nettuno con questo scarico a destra, azione costruita in maniera magistrale con la rete da parte di Mosetti su assist di Monteforte, cinica, spietata e soprattutto concreta la formazione dell'L Nettuno che passa in vantaggio. Alcune proteste non sono più tollerate, forse in questo caso però il Macer non aveva molte colpe. Intanto il gioco è ripreso, altra strepitosa parata da parte di Micozzi su questo sinistro di Monteforte, angolatissimo, l'impallo che favorisce Novara, poi Monteforte carica a sinistro, lo prova, il tiro termina sul fondo ma davvero fa la barba al palo che poi apre a sinistra verso Monteforte, combinano i due, ancora Mosetti, pensa per un attimo alla conclusione, l'effetto non è sicuramente male, questo suo tentativo di spada e non di fioretto, manca sicuramente di efficacia, anche se adesso deve difendersi la formazione dell'Ele. Criscuolo, Criscuolo il destro, una sentenza, il destro di Criscuolo che nonostante la pressione da parte di Novara è riuscito a scaricare un destro violentissimo e a superare il portiere Caperna, a nostro avviso non esente da colpe perché forse poteva fare di più. Novara intanto che lotta in maniera leonina, poi Amadori, Amadori con la punta del piede, colpo da biliardo, colpo di genio da parte di Amadori, tutto quello che serviva all'L Nettuno in un momento di difficoltà. Amadori riesce dunque a togliere le castagne dal fuoco, a regalare alla sua squadra la rete importantissima. Colpo di tacco per Monteforte, poi Novara allarga il gioco a sinistra. Il tentativo in porta da parte di Mosetti che non c'entra il bersaglio, da buona posizione, nuovamente elaborare questa nuova trama offensiva. Amadori c'è tutto solo a destra, Monteforte restituisce nuovamente al proprio compagno, azione corale e poi arriva la marcatura ancora da parte di Amadori, azione costruita in maniera perfetta, un sincrono degno delle migliori tuffatrici. Sembra un po' sulle gambe adesso il Macer Cisterna, intanto grande iniziativa e strepitosa parata da parte di Caperna su questo tentativo di Marini che era stato bravissimo nello stretto. Criscuolo prova a mettersi in proprio, Criscuolo perde questo pallone, tutto solo adesso Novara, Novara che scarta il portiere, alla fine non calcia in porta. Adesso cerca un'azione personale Fazzone, suona la carica Fazzone che poi calcia in porta, bravo Caperna, attento, vigile, puntuale sul primo palo. Monteforte è tutto solo intanto, a destra Pace, reclama il pallone, gli arriva con troppo ritardo, alla fine di petto lo appoggia Novara, ancora Pace che si accentra, Novara che in seconda battuta riesce a trasmettere a Pace, il tentativo di Pace ravvicinato, viene contenuto da Micozzi.
Monteforte che non scarica il pallone e fa molto male, dà questa grande opportunità di accorciare le distanze al Macer Cisterna che la sfrutta. Al crepuscolo della partita è arrivato il gol di Fazzone, ingenuità clamorosa qui di Monteforte, ha regalato questo pallone agli avversari 3-2. Dunque c'è giusto il tempo probabilmente di battere questo pallone prima del fischio finale e infatti arriva proprio in questo momento. Vince dunque il Nettuno per 3-2, una partita che è stata in bilico soprattutto nel primo tempo, poi nella ripresa la doppietta di Amadori ha messo le cose a posto, tardiva la reazione del Macer Cisterna con la rete del 3-2 da parte di Fazzone. Finisce dunque in vittoria questo confronto per il Nettuno che guadagna 3 punti importanti, rimane al penultimo posto in classifica invece il Macer Cisterna. Con queste immagini di saluti reciproci vi diamo appuntamento dunque alle prossime partite, un caro saluto e ringraziamento da Enrico Pasquali Coluzzi in voce e di Matteo Viglianti che ha operato le riprese televisive.